nuova password che c'è, che è stata inviata solo a coloro che si sono iscritti all'evento. Qualcuno stava avendo delle difficoltà per collegarsi e stava chiedendo informazione sia all'istituto che a me. E quindi immagino che a poco potranno entrare gli altri. Allora, come sapete, leggiamo oggi il canto 24 dell'Inferno. Come il nostro solito, lo leggiamo tutto da capo, faccio la spiegazione della prima metà, poi facciamo una pausa durante la quale siete invitati a inviare delle domande sulla chat e poi se ci riesco rispondo e continuiamo. In quella parte del giovanetto anno che il sole crin sotto l'acquario tempra e già le notti al mezzo dissen vanno. Quando la brina in sulla terra sembra l'immagine di sua sorella bianca, ma poco dura la sua penna tempra, l'ovinalello a cui la roba manca, si leva e guarda e vede la campagna biancheggiar tutta, onde si batte l'anca, ritorna in casa e qua e là si lagna, come il tappin che non sa che si faccia, poi riede e la speranza rigambagna, peggendo il mondo aver cangiata faccia. In poco dura e prende suo vincastro e fuor le pecorelle a pascer caccia. Così mi fece sbigottir lo mastro quando io gli vidi si turbar la fronte e così tosto al mal giunse l'impiastro. Che come noi venimmo al guasto ponte, lo duca a me si volse con quel piglio dolce ch'io vidi prima a piè del monte. Le braccia aperte, o qualcun consiglio eletto seco riguardando prima ben la ruina e diedimi di piglio. E come quei che adopera d'estima che sempre par che innanzi si proveggia, così levandomi su per la cima d'un ronchione avvisava un'altra scheggia, dicendo sovra quella poi t'aggrappa, ma tenta pria se tal che ella ti reggia. Non era via da vestito di cappa, che noi appena e il lieve io sospinto potevam sumontar di chiappa in chiappa. E se non fosse che da quel precinto più che dall'altro era la posta corta, non so di lui, ma io sarei ben vinto. Ma perché malvolge inver la porta del bassissimo pozzo tutta pende, lo sito di ciascuna valle porta che l'una costa sorge e l'altra scende. Noi pur venimmo al fine sulla punta onde l'ultima pietra si scoscende. La lena mera del polmon si munta quando io fui su, ch'io non potea più oltre, anzi m'assisi nella prima giunta. Omai convien che tu così ti scoltre, disse il maestro, che seggendo in piuma, in fama non si vien né sottopoltre, senza la quale chi sua vita consuma, cotal vestigio in terra di sé lascia, qual fummo in aere e in acqua la schiuma. E però le va su, vinci l'ambascia, con l'animo che vince ogni battaglia, se col suo corpo grappi, s'accascia. Più lunga scala convien che si salia, non basta da costoro esser partito, se tu mi intendi, or fa che si ti vaglia. Levammi a loro, mostrandomi fornito meglio di lena che io non mi sentia, e dissi, va, ch'io son forte e ardito. Su per lo scoglio prendemmo la via, che era rompioso, stretto e malagevole, ed erto più assai che quel di pria. Parlando andava per non parer fievole, onde una voce uscì dell'altro fosso, a parole formar disconvenevole. Non so che disse, ancor che sovra il dosso fossi dell'arco già che varca quivi, ma chi parlava a dire parea mosso. Io era volto in giù, ma gli occhi vivi non poteano ire al fondo per l'oscuro, perché io, maestro, fa che tu arrivi dall'altro cinghio e dismontiam lo muro, che com'io do quince non intendo, così giù veggio e niente assicuro. Altra risposta disse: non ti rendo se non lo far, che la dimanda onesta si deve seguir con l'opera tacendo.
Noi discendemmo il ponte dalla testa dove s'aggiunge con l'ottava riva, e poi mi fu la bolgia manifesta, e vidivi entro terribile stipa di serpenti, e di sì diversa mena che la memoria e il sangue ancor mi scipa. Più non si vanti Libia con sua arena, che se che lidi, gli aculi e farei, produce centri con Anfisibena, né tante pestilenze, né siree mostrò già mai con tutta l'Etiopia, né con ciò che di sopra il mare il suo è. Tra questa cruda e tristissima copia correan genti nude spaventate, senza sperar pertugio o elitopia. Con serpi le man dietro avean legate, quelle ficcavan per l'eren la coda e il capo ed eran dinanzi aggroppate. Ed ecco un che era da nostra proda, s'avventò un serpente che il trafisse, laddove il collo alle spalle s'annoda. Neò si tosto mai, nei si scrisse, come il s'accese arse, e cener tutto convenne che cascando divenisse. E poi che fu a terra si distrutto, la polver si raccolse per se stessa, e in quel medesimo ritornò di lutto. Così per li gran savi si confessa che la Fenice muore e poi rinasce, quando il cinquecentesimo anno appressa. Erba le biade in sua vita non pace, ma sol d'incenso lagrime d'amomo e nardo e mirra son l'ultime fasce. E quale quel che cade, e non sa come, per forza di demonchi a terra il tira, o d'altro oppilazion che legga l'uomo, quando si leva che intorno si mira tutto smarrito della grande angoscia che gli ha sofferta e guardando sospira, tale era il peccator levato poscia. O potenza di Dio, quant'è severa che cotai colpi per vendetta croscia. Lo duca gli domandò poi chi ello era, perché rispose: io piovvi di Toscana, poco tempo è in questa gola fiera. Vita bestial mi piacque, non umana, siccome a molti fui, son vanni fucci bestie, pistoia mi fu degna tana. E io al duca, dilli che non mucci, e domanda che colpa qua giù il pinse, chi olvidi uomo di sangue di cruci? E il peccator chi intese, non si infinse, ma gridò verso me l'animo il volto, e di trista vergogna si dipinse. Poi disse: più mi duol che tu m'hai colto nella miseria dove tu mi vedi, che quando io fui dall'altra vita tolto. Io non posso negar quel che tu chiedi. In giù son messo tanto, perché io fui ladro alla sagrestia dei belli arredi, e falsamente già fu a posto altrui. Ma perché di tal vista tu non godi, se mai sarai di fuor dai luoghi bui, apri gli orecchi al mio annunzio e odi. Pistoia in pria di neri si dimagra, poi Fiorenza rinnova gente modi. Tragge Marte vapor di Val di Magra che di torbi nuvoli involuto, e con tempesta impetuosa e agra, sovra campo Picen fia combattuto, onde irrepente spezzerà la nebbia, sicché ogni bianco ne sarà feruto. E detto là, perché doler ti degna. Scusate perché ho appena sentito un rumore, devo spegnere questa cosa, altrimenti rischiamo che ci siano dei suoni strani. Ecco. Allora, ricordate che il canto scorso si era chiuso con questa ira di Virgilio nei confronti di questi frati ipocriti che un po' lo deridono per il fatto di essere stato ingannato dal diavolo Malacoda, e quindi Virgilio se n'era andato con passi veloci da questo frate catalano. E Dante dietro le orme del caro maestro. Questo canto ha un inizio sublime, pieno di rime care e equivoche, molto rare nel poema, e
contrasta molto appunto questo inizio che è una descrizione bucolica con l'episodio precedente e anche con quello che avrà luogo nella seconda parte del canto, che poi è un episodio molto lungo che si prolunga tutto il canto 25esimo e anzi le prime terzine del 26esimo. Lo leggiamo e poi analizziamo un po' la funzione che esso svolge qui. Allora, inizia in quella parte del giovanetto anno, quindi nella parte dell'inverno, quando l'anno è ancora giovane, cioè come si dice al secondo verso, tra metà gennaio e metà febbraio, quando appunto il sole tempera, cioè mitiga il suo calore. Cioè il sole mitiga il calore dei suoi raggi, i crin, sotto la costellazione di Acquario, quindi è tutta una perifrasi per l'inverno, e già le notti al mezzo di Semvanno, cioè si avviano a durare la metà del giorno, avvicinandosi nell'emisfero nord, chiaramente, all'equinozio di primavera del 21 marzo. Quando la brina in sulla terra assenta l'immagine di sua sorella Bianca, quando la brina dipinge il suolo assomigliando l'immagine della neve, della sorella che anch'essa dipinge di bianco la terra, ma come vedremo subito dopo, a differenza della neve, la brina dura di meno. Ma poco, appunto, verso sesto, ma poco dura la sua penna tempra, cioè ma la tempera, cioè l'inchiostro dura poco alla sua penna, a differenza della neve, cioè in inverno, quando la terra è bianca dalla brina notturna, verso settimo, l'ovinanello a cui la roba manca, cioè il pastorello povero che ha bisogno di andare, insomma, di lavorare per mangiare, si leva e guarda e vede la campagna biancheggiare tutta, cioè si alza, guarda fuori e vede che la campagna è tutta bianca. Ond'ei si batte l'anca, ritorna in casa e qua e qua, qua e là si lagna come il tapin che non sa che si faccia. Quindi dallo sconforto si batte l'anca, torna dentro casa e comincia a lagnarsi di qua e di là come un misero che non sa che cosa fare. Poi riede, cioè torna sull'uscio. E la speranza ringavagna, cioè recupera la speranza, ringavagna letteralmente vuol dire rimette nel paniere, la gavagna è il cesto nel quale si metteva il pane, quindi di nuovo, diciamo, recupera speranza, vedendo il mondo aver cangiata faccia in poco d'ora, cioè vedendo che la terra non è più bianca, in poco tempo ha cambiato aspetto. Perché era brina e non neve, come lui aveva temuto, vedendola per la prima volta, e prende suo vincastro e for le pecorelle a pascer caccia, quindi prende il suo bastone e esce per far mangiare le sue pecorelle. Allora, tutta questa immagine, perché Dante la mette qui? Per fare un paragone con la velocità con la quale il viso di Virgilio che si era dipinto d'ira, diciamo, quando l'avevamo lasciato per via dell'inganno subito e della beffa, di questi ipocriti, cambia aspetto e riprende il suo piglio dolce e sereno. E infatti adesso al verso 16, così mi fece sbigottir lo mastro quando io li vidi si turbar la fronte e così tosto al mal giunse l'impiastro. Cioè così nello stesso modo con cui si rasserena il contadino vedendo che
la terra ha cambiato aspetto subito, così Dante era stato sbigottito, quindi spaventato, angosciato dall'aspetto del maestro, l'omastro, quando l'aveva visto che l'aveva visto aggrondato, no? Con la fronte turbata, e così tosto subito al male subentra, era subentrato il lenimento, l'impiastro, quindi la medicina allo sbigottimento. Verso 19, che come noi venimmo al guasto ponte, lo duca a me si volse con quel piglio dolce ch'io vidi prima a piè del monte. Giacché non appena noi arrivammo al ponte guasto, di cui appunto aveva parlato il frate Catalano, vi ricordate che aveva detto che Dante e Virgilio, essendo tutti rotti quei ponti che sovrastano la sesta bolgia, avrebbero dovuto oltrepassarla, salendo sulle rovine, sulle macerie del ponte franato, vero? Quindi non appena sono arrivati Dante e Virgilio a questo ponte franato, Virgilio, lo duca, si rivolse a me Dante con quell'atteggiamento, con quel viso dolce che io avevo visto prima a piè del monte, cioè nella selva oscura, quando Virgilio aveva riscattato Dante. E quindi chiaramente Virgilio recupera, no? Vedendo che effettivamente potranno agevolmente, non molto agevolmente, veramente adesso vedremo che con qualche difficoltà, ma che è comunque fattibile l'attraversamento, si rasserena e riprende il suo atteggiamento protettivo nei confronti di Dante che aveva avuto quando l'aveva riscattato nella selva. E quindi attraverso tutto questo paragone Dante sta anticipando, come vedremo dopo, almeno due elementi importanti dell'episodio dei ladri, che è quello che occuperà, come vi dicevo, quasi tutto questo canto, quello successivo è parte del 26esimo. Intanto ho anticipato l'argomento delle metamorfosi, che diciamo si verificano sia nel viso di Virgilio che in quello del paesaggio, no? Della brina che scompare e libera la terra, e che sarà appunto uno dei contrappassi dei ladri che abitano la settima bolgia. E l'argomento delle metamorfosi, come vedremo, verrà arricchito anche da un dialogo interessante, addirittura una sfida poetica che Dante, diciamo, propone a Ovidio e Lucano, i due grandi poeti latini che narrano appunto Metamorfosi. E poi un'altra cosa che è molto notevole dell'episodio che leggeremo ora e che Dante ha già messo, diciamo, ha già sfoggiato in questi versi, in queste prime sette terzine, è il contrasto tra la velocità dei fatti accaduti e la lentezza con la quale lo scrittore li narra. Perché qua lui sta descrivendo, ma ci mette sette terzine a dircelo, la velocità con la quale Virgilio recupera il suo solito atteggiamento sereno. E però lo dice con un tale livello di dettagli retorici che ci mette un bel po'. La stessa cosa succederà e verrà esplicitata appunto per quel che riguarda la descrizione delle metamorfosi dei ladri, che saranno anch'esse molto veloci, ma che Dante ritrarrà con un dettaglio, una precisione tale che, insomma, come vi dicevo, l'episodio occuperà ben due canti e mezzi, no, non e mezzo, ma
più di due campi. Allora, al verso 22, Virgilio si è già rasserenato e vedendo questo mucchio di pietre attraverso il quale debbono andare verso il ponte successivo, e trattandosi della prima salita che Dante dovrà fare, diciamo, contro la forza di gravità, si adopera ad aiutare il povero Dante, che è il solo ad avere un corpo, vero? E quindi al verso 22, le braccia aperte, dopo alcun consiglio eletto seco, riguardando prima ben la ruina, e diedimi di piglio. Cioè Virgilio aprì le braccia, dopo aver preso qualche decisione dentro di sé, guardando bene prima la ruina, cioè le pietre franate, e mi prese tra le braccia. Quindi Dante, prende Dante, insomma, se lo carica. E al verso 25, è come quei che ad opere d'estima, che sempre par che innanzi si proveggia, così levando me su per la cima d'un ronchione, avvisava un'altra scheggia, dicendo: sopra quella poi t'aggrappa, ma tenta pria se tal che la tireggia. Cioè, come colui che agisce considerando prima se davanti ci saranno altre possibilità di continuare, quindi provvedendo sempre in avanti, così, dice Dante al verso 27, sollevandomi verso la cima di un ronchione, guardava già un'altra scheggia, cioè un altro appiglio di pietra, dicendo a Dante chiaramente, è sempre Virgilio il soggetto, poi aggrappati da quella, ma prima provaci, cioè tenta, se ti può reggere, quindi fa attenzione. E adesso Dante al verso 31, quasi ricordandosi della pesante cappa di piombo degli ipocriti, è come se si immaginasse: meno male che io non ce l'ho questa cappa, perché appunto commenta al verso 31: non era via da vestito di cappa, che noi appena, io lieve e il lieve io sospinto, potevamo sommontar di chiappa in chiappa. Cioè non era una via degna da un vestito elegante, da un vestito di cappa, quello, giacché noi a malapena, cioè io e Virgilio, che non avevamo chiaramente una cappa, lui lieve, cioè Virgilio chiaramente leggero perché è un'anima che non ha il corpo, e io sospinto da Virgilio, aiutato, a malapena potevamo montare su di sasso in sasso. E se non fosse che da quel precinto, più che dall'altro, era la costa corta, non so di lui, ma io sarei vinto. Cioè, se non fosse che in quell'argine, tra queste bolge, la costa era più corta che dall'altro argine, non so, Virgilio, ma io sarei stato vinto. Adesso spiega perché questa via è più corta dell'altra. E diciamo, questo qui sono i momenti in cui mi manca la lavagna, ma questo si deve al fatto che Malebolge e i 10 fossati concentrici che conformano questo ottavo cerchio vanno scendendo progressivamente, per cui i ponti, diciamo, implicano sempre per salire verso il bordo inferiore, ci vuole sempre di meno rispetto del bordo precedente. Infatti lo spiega al verso 37: ma perché Malebolge inver la porta del bassissimo pozzo tutta pende, lo sito di ciascuna valle porta che l'una costa surge e l'altra scende. Cioè, ma siccome Malebolge, l'ottavo cerchio, pende tutta verso, cioè porta, no? Verso il bassissimo pozzo che è Cocito, il nono cerchio, che è il centro della terra,
lo sito, cioè il luogo di ogni valle, comporta il fatto che una costa sorge e l'altra scende, cioè la parete esterna è più alta di quella interna di ogni bolgia. Noi pur venimmo al fine in sulla punta, onde l'ultima pietra si scoscende. Quindi noi arrivammo finalmente sulla punta dalla quale pende l'ultima scheggia del ponte franato. E Dante è molto agitato da questa salita. E quindi che fa al verso 43? La lena mera del polmon si munta quando io fui su, chi non potea più oltre, anzi m'assisi nella prima giunta. Cioè la lena dei polmoni mi era già così munta, cioè così esaurita quando io fui su, cioè quando io arrivai su, che io non potevo andare oltre, ero molto stanco. Anzi, mi sedetti appena raggiunsi il primo luogo dove poterlo fare, quindi alla prima giunta. E siccome Dante si siede, al verso 46, Virgilio lo rimprovera molto duramente. Al verso 46, «Omai convien che tu così ti spoltre», disse il maestro, che seggendo in piume infama non si viene sotto coltre. Cioè, ormai è indispensabile che tu ti spoltri, cioè ti liberi dalla pigrizia, disse Virgilio, già che seggendo in piuma, cioè dormendo tra le piume, in un materasso, come erano quelli antichi, non si arriva alla fama e nemmeno sotto le coperte, sotto coltre. Ora, qui è interessante perché, diciamo, è come se Virgilio stesse avvertendo Dante sui pericoli del lasciarsi abbattere dalla stanchezza o dallo sconforto, non solo per questo suo viaggio nell'aldilà, ma anche per la vita, perché altrimenti non avrebbe scomodato la fama, no? Quindi è come se Virgilio si stesse preoccupando, se questo qua, nella prima salita che fa, si mette a sedere, chissà quando proverà i guai dell'esilio, come si lascerà abbattere e non combinerà più nulla, e quindi la sua fama è veramente in forse. E infatti Virgilio qua sta riprendendo un'idea classica che c'era già in un'epistola di Orazio, secondo cui per raggiungere la fama bisognava attraversare appunto sofferenze, fame, sudore. E continua Virgilio al verso 49, senza la qual chi sua vita consuma, o tal vestigio in terra di sé lascia, qual fumo in aere e in acqua la schiuma. Cioè senza la quale, la fama, colui che consuma la sua vita lascia un tale vestigio nella terra di sé come se fosse fumo in aria o schiuma in acqua. Quindi chiaramente cose del tutto effimere. E al verso 52. E parole va su, vinci l'ambascia con l'animo che vince ogni battaglia, se col suo grave corpo non s'accascia. E perciò alzati, levati su, vinci la stanchezza con l'animo che vince ogni battaglia, se non si lascia abbattere, non si atterra con il suo corpo grave. Chiaramente questo è simbolico, non è soltanto letterale, cioè è letterale perché chiaramente Dante, avendo un corpo, in qualche modo ha interrotto il suo viaggio lasciandosi abbattere dal peso del corpo. Ma simbolicamente, in qualche modo, visto che la gravezza, no? E in genere l'andare giù ha una connotazione negativa. Virgilio sta raccomandando Dante di vincere ogni battaglia, come vedremo nel Purgatorio,
In un discorso molto importante a Dante verrà spiegato che l'animo, se educato bene, vince tutti gli ostacoli. E appunto questa vittoria dipende da non lasciarsi attrarre dalle tentazioni materiali, le tentazioni del corpo grave. Bene? Quindi evidentemente tutto questo discorso così lungo, solo per il fatto che Dante si è seduto un attimo, sembra di suggerire che Dante avrà bisogno di ricordare questo anche quando sarà tornato dal viaggio e dovrà scrivere il suo libro, perché, come sappiamo, e non a caso viene ricordato proprio da una profezia in questo stesso canto, a Dante attendono le pene dell'esilio che avranno avuto probabilmente per lo scrittore che anni dopo sta scrivendo questo testo, molte tentazioni di lasciar perdere, vero? E quindi al verso 55 è sempre Virgilio: più lunga scala convien che si salia, non basta da costoro esser partito, se tu mi intendi, or fa sì chi divaglia. Cioè, è necessario salire una scala ben più lunga di questa che hai fatto finora. Non è sufficiente esserti allontanato da questi. Se tu mi capisci, comportati in modo che il mio magistero ti sia utile. Ecco, su questa più lunga scala del verso 55 ci sono due diverse interpretazioni. Secondo alcuni, Virgilio si sta riferendo alla salita che tra poche ore Dante dovrà fare, sempre seguendo lui, il maestro, dal centro della terra attraverso una natural burella, come si narra nell'ultimo canto dell'Inferno, per salire a rivedere le stelle, quindi per arrivare di nuovo alla superficie terrestre. Secondo altri, invece, Virgilio sta parlando della lunga scala del purgatorio che loro dovranno intraprendere dopo essere usciti dall'inferno. Se è così, simbolicamente, questa più lunga scala che è necessario salire perché non è sufficiente allontanarsi da questi dannati, vorrebbe dire che non è solo necessaria l'esplorazione del male e quindi, diciamo, la comprensione e l'allontanamento dal male, ma anche la conoscenza del bene e l'operare il bene che implica appunto la salita in purgatorio. Quindi Dante in qualche modo sta imparando che non ci si può riposare prima di aver raggiunto l'obiettivo. Questo passaggio forse illumina anche quel verso abbastanza misterioso del primo canto dell'Inferno, sicché il piè fermo sempre il più basso, che appunto avevamo analizzato all'inizio del nostro corso come una quasi confessione di un ancora troppo forte legame del Dante personaggio alla terra, forse associabile al fatto che, non so se vi ricordate, quando lui era uscito dalla selva oscura, si era rasserenato perché aveva visto il monte illuminato già dai raggi del sole, aveva riposato un poco il corpo lasso, vero? Quindi forse il Dante personaggio è anche caratterizzato da questa sua tendenza a riposare con un po' di autocommiserazione ogni volta che può. Da questo momento in poi chiaramente non lo farà più, perché Virgilio l'ha già avvertito dei pericoli di questo suo atteggiamento. E questo sembra appunto uno dei casi, come abbiamo notato anche nella lettura del secondo canto dell'Inferno, in cui il personaggio di Virgilio si presenta anche, oltre ai tanti significati che di solito notiamo nel suo personaggio, come una parte dell'anima di Dante. Cioè Virgilio spesse volte
appare appunto, come sappiamo, il simbolo della ragione e quindi parte dell'anima di Dante, quella più positiva che lo spinge a continuare nonostante la stanchezza o lo sconforto. Allora, al verso 58, Dante si alza chiaramente, levammi a loro, mostrandomi fornito meglio di lena che io non mi sentia. E dissi, va, chi son forte e ardito. Cioè, allora io mi alzai, mostrandomi più forte di respiro di quanto non mi sentivo, quindi dissimulando un po', perché si vergogna chiaramente Dante, e dissi, dai, vai, che io, insomma, ho le forze e sono osato. E allora al verso 61, su per lo scoglio prendemmo la via, che era ronchioso, stretto e malagevole, ed erto più assai che quel di pria. Cioè, riprendemmo allora la via, che era ronchiosa, stretta e malagevole, e ancora più erto, più ristido di quello di prima. E al verso 65, lo scoglio è chiaramente il ponte, no? Cioè sono di nuovo su un ponte che si può, che è quello che attraversa la settima bolgia. E al verso 67, scusate, no, 64, parlando andava per non far fievole, onde una voce uscì dell'altro fosso a parole formar disconvenevole. Allora, io, questa è una descrizione psicologica interessante. Dante dice che mentre camminava parlava con Virgilio per non per non apparire debole, no? Quindi dissimulando la stanchezza. E a un certo punto, mentre loro parlavano, al verso 65, una voce uscì dall'altro fosso, quindi appunto del nuovo fosso. Il settimo, disconvenevole a formare parole, e cioè una voce che non si capiva se stesse dicendo parole umane o meno. Questo è il primissimo tratto di incertezza di questo episodio, dei tanti altri che ne troveremo. Infatti Dante non capisce che cosa dice il dannato che chiaramente è laggiù, quindi al verso 67. Non so che disse, ancorché sovra il dosso fossi dell'arco già che varca quivi, ma chi parlava a dire parea mosso. Dante dice: io non so che cosa aveva detto, nonostante io già fossi sulla parte più alta dell'arco che sovrasta la settima bolgia. E quindi è sempre questa posizione dalla quale Dante e Virgilio possono vedere in modo il più chiaro possibile la bolgia, ma dice Dante al verso 69, chi parlava, cioè colui che aveva detto quelle parole, pareva mosso a dire, quindi sembrava in movimento. Cioè Dante sente che queste parole provengono, o non parole, questi suoni che lui non può capire come parole, provengono da una fonte mobile, che questo si muoveva. E al verso 70, io era volto in giù, ma gli occhi vivi non potevano ire al fondo per l'oscuro. Cioè io mi ero volto giù per guardare, ma i miei occhi vivi, quindi occhi limitati, come sono gli occhi del corpo di un vivo, come era quello di Dante, non potevano arrivare al fondo della bolgia a causa del buio, dell'oscurità. Per cui Dante adesso chiederà a Virgilio, come ha fatto solo, vi ricordate, nel caso della terza bolgia, quella dei simoniaci, in cui siccome i dannati erano capovolti e Dante non poteva parlare con loro, vi ricordate che in quel caso eccezionalmente erano scesi dal ponte e si erano avvicinati ai dannati. Anche qua faranno una cosa simile. Al verso 72 Dante domanda a Virgilio, siccome non riesce a vedere,
dal ponte né riesci a capire che cosa dicono i dannati, chiedi a Virgilio di scendere. Verso 72. Perch'io, maestro, fa che tu arrivi dall'altro cinghio e dismontiam lo muro, che com'io do quince non intendo così giuveggio e niente affiguro. Cioè, Dante dice a Virgilio, maestro, facciamo in modo di arrivare all'altro argine, cioè dove finisce questo ponte, e scendiamo nella bolgia, già che così come io qui, da qui, no, dal ponte, sento qualcosa, odo, ma non capisco le parole, nello stesso modo guardo verso giù, ma non affiguro niente, non riesco a capire che cosa c'è. Né con l'udito né con l'occhio. Va bene? Allora, qua Virgilio, al verso 76, risponde: altra risposta disse, non ti rendo se non lo far, che la dimanda onesta si deve seguir con l'opera tacendo. Allora gli dice: io ti rispondo con i fatti, già che la tua domanda, essendo onesta, merita l'azione. E quindi praticamente si accingono a scendere dal ponte per avvicinarsi a questa bolgia dalla quale Dante, dal sommo del ponte, non riesce ad ottenere informazione comprensibile. Allora, siccome sta per cominciare appunto l'episodio delle Metamorfosi dei ladri, facciamo la pausa ora, 5 minuti come il nostro solito, attendo le vostre domande sulla chat, tra 5 minuti riprendiamo. Grazie. Continuare tranquillamente la nostra lettura. Eravamo al verso 78, quindi riprendiamo dal 79 quando appunto Dante e Virgilio scendono. Noi discendemmo il ponte dalla testa dove si s'aggiugne con l'ottava ripa e poi mi fu la bolgia manifesta. Cioè, noi, io e Virgilio, ovviamente, discendemmo il ponte dall'inizio dove si unisce con l'ottavo bordo, quello che divide settima ad ottava bolgia, e lì sì, mi fu manifesta la bolgia. E vidi vi entro terribile stiva di serpenti e di sì diversa mena che la memoria il sangue ancora mi scipa. Allora, quando vidi la bolgia, dentro la bolgia vidi una quantità, una stipa terribile di serpenti di natura così diversa, tipi di rettili così strani, che ancora, quando lo ricordo, anni dopo, mentre scrivo, il sangue mi si liquea un po', mi si fa meno denso. E qui al verso 85, ricordando questo paesaggio terrificante, pieno di serpenti, Dante, diciamo, con le solite similitudini attraverso le quali indica la superiorità in orrore dell'inferno rispetto ai luoghi anche più terribili del mondo, unisce in una sorta di adunaton il deserto libico con quello nubico, con quello dell'Arabia, che erano quelli appunto che secondo racconta Lucano nella Farsalia sono pieni di serpenti. E quindi è questo che inizia adesso al verso 85 anticipa in qualche modo la sfida che nel canto prossimo Dante farà direttamente a Lucano e Ovidio. Più non si vanti Libia con sua arena, cioè con la sua sabbia, che se chelidri, iaculi e faree produce, già che se produce questi diversi rettili, che sono tutte traduzioni letterali del canto nono della Farsalia di Lucano,
dove si racconta come la testa tagliata, putrida della medusa genera molti diversi rettili, i chelidri, dalle note, crediamo di sapere che camminano emanando un filo di fumo, gli aculi sono serpenti che volano, le faree vanno segnando la via con la coda e continua al verso 87 ad aggiungere diversi tipi di serpenti, cencri con anfisibena. I cencri sono quelli che vanno sempre in linea retta e le anfisibene, quelli che hanno due teste, una nella coda e una nella testa, appunto, i due estremi, quindi tutti serpenti di natura orrenda diversa. Quindi che non si vanti più il deserto libico, giacché se ha tutti questi serpenti di cui racconta Lucano nella Farsalia, cioè non tante pestilenze né siree, verso 88, cioè non ci sono lì, neanche aggiungendo questi altri deserti che adesso nominerà, rettili velenosi né così sinistri, così ree, mostrò già mai il deserto libico. Anche aggiungendo tutta l'Etiopia, né con ciò che di sopra il Mar Rosso è il deserto dell'Arabia, che nelle mappe antiche era sopra il Mar Rosso. E quindi, anche aggiungendo tutti questi postacci pieni di rettili, non si raggiungerebbe la quantità e qualità diversa dei rettili che c'erano in quella bolgia. E al verso 91. Tra questa cruda e tristissima copia correan genti nude, spaventate, senza sperar pertugio o elitopria, scusate, o elitropia. In mezzo a questa copia, questo mucchio crudele e terribile di serpenti, correva genti, chiaramente dannati, nudi e spaventati. Questo è interessante perché è la prima volta che vediamo che i dannati hanno paura. Poi capiremo appunto che questa paura, questo spavento si deve al fatto che questo contrappasso, unico da quello che io ricordo, è aleatorio apparentemente. Certo non può esserlo perché dipende dalla giustizia divina, ma quello che soffrono qui i dannati, che come adesso vedremo sono le metamorfosi, accadono in un modo del tutto inatteso anche a loro. Quindi l'incertezza che prima avevamo assegnato al Dante personaggio, che non riusciva a capire le parole e che non riusciva a vederci nulla, si estende alla condizione stessa dei dannati, che non sanno quando, certamente sono sempre in una situazione orrenda, in mezzo ai serpenti, no? Però le metamorfosi non so quando toccheranno a loro. E quindi lo vedremo sì in questo canto che nel prossimo. Allora, correvano questi ladri, nudi e spaventati, senza avere speranza di un pertugio, quindi di un nascondiglio che li potesse proteggere dai serpenti, né speranza di elitropia, che era una pietra. E secondo i lapidari medievali, oltre ad avere la capacità di rendere invisibili, il che per un ladro sarebbe anche una cosa interessante, erano un antidoto contro i serpenti. E adesso al verso 94, con serpi le man dietro avean legate. Allora, come questi dannati avevano le mani dietro la schiena, legati con serpenti anziché con code, e questo contrappasso è quello più evidente per i ladri, quelle ficcavano per le re la coda e il capo ed erano dinanzi aggroppate. Quindi si univano davanti dopo aver
legato le mani sulla schiena, univano, circondando la vita del dannato, aggruppandole dopo. Quindi tenevano le mani chiuse dietro e legate al corpo. Qui, no, magari lo diciamo dopo, perché uno dei problemi critici di questo canto e di quello successivo è la natura del contrappasso. Intanto, i serpenti, come sapete, sono caratterizzati dall'inganno, dall'andare sibillino, dissimulato, che appunto caratterizza questi ladri fraudolenti e li oppone in qualche modo ai saccheggiatori, che anche loro potremmo chiamare ladri, ma che sono nel settimo cerchio, quindi puniti con un contrappasso minore perché appartenenti alla categoria dei violenti e non dei fraudolenti. Quindi questi sono chiaramente i ladri di guante bianco. Sono ladri che agirono in un modo, insomma, non evidente, senza violenza. E questo, diciamo, potrebbe legarli appunto al contrappasso dei serpenti. Il fatto chiaramente che i serpenti, insomma, leghino le loro mani, chiaramente allusivo, insomma, a una punizione anche in terra, quello più difficile da spiegare, che magari avremo modo di affrontare dopo, è perché Dante ha segnato le metamorfosi come appunto parte importante del contrappasso proprio per questi colpevoli. Quindi ne parliamo dopo, quando avremo visto appunto le metamorfosi. Allora, al verso 97 arriva la prima metamorfosi. Ed ecco un che era da nostra proda, s'avventò un serpente che il trafisse, là dove il collo alle spalle s'annoda. Allora, ed ecco, cioè in un modo improvviso, a uno, chiaramente un ladro, che era dalla parte della nostra costa, s'avventò, quindi lo assalì di colpo un serpente che lo trafisse nella nuca, quindi laddove il collo si unisce con le due spalle. E qui al verso 100, Dante, diciamo, esplicita questo contrasto cui accennavo all'inizio tra il tempo che ci vuole per scrivere qualcosa e invece la velocità con la quale accadevano i fatti. Perché al verso 100 dice: «Ne ho sì tosto mai, né i si scrisse, come il s'accese d'arse, e cener tutto convenne che cascando divenisse». Cioè, non si scrisse mai così velocemente una lettera O una lettera I, che è forse quella più breve, no? Da scrivere, come egli, cioè il ladro che era stato punto, diciamo, assalito dal serpente, s'accese arse, cioè si accese e si bruciò e accadde che cadesse cascando tutto fatto cenere. Questo, diciamo, questo paragone tra la velocità della scrittura di una singola lettera e quella del bruciare, farsi cenere di un corpo apparente dopo, diciamo, questo attacco del serpente è particolarmente interessante perché, se non altro, questa lettera O e questa lettera I, Dante le dovette scrivere in quel verso, oltre a tutte le altre lettere che deve scrivere. Quindi chiaramente ci sta avvertendo che lui dovrà utilizzare moltissime lettere e parole, il che gli porterà via molto tempo e a noi leggerlo, per descrivere con esattezza questa materia così incerta.
È come se con la precisione della scrittura Dante volesse compensare lo stato di allucinazione in cui è caduto mentre osservava questa bolgia. Allora, lui appena visto come un serpente si era lanciato mordendo il collo di un dannato e come immediatamente questo si accendesse in fuoco, si incinerasse e cadesse fatto cenere. E al verso 103, e poi che fu a terra si distrutto, la polvere si raccolse per se stessa e in quel medesimo ritornò di butto. Cioè una volta che le ceneri furono a terra, quindi lui fu distrutto, fatto polvere, la polvere si unì tutta per se stessa e ritornò di colpo ad essere lo stesso che era prima. Quindi il ladro recupera immediatamente, dopo essersi incendiato e fatto cenere, il suo corpo apparente precedente. E Dante chiaramente, vedendo come uno è diventato cenere, poi si è rifatto come era prima, ricorda il mito classico dell'ave fenice. E quindi al verso 106, così per li gran savi si confessa che la fenice muore e poi rinasce quando al cinquecentesimo anno appressa erba ne biado in sua vita non pasce, ma sol d'incenso, lacrime da momo e nardo e mirra son l'ultime fasce. Allora, così come è scritto dai grandi saggi, non solo dai dotti come Erodoto, Plinio, Brunetto Latini, ma anche i poeti, soprattutto Ovidio, no? Nelle Metamorfosi, così è scritto che quest'uccello, la Fenice, muore e poi torna a nascere quando si avvicina ad avere 500 anni. Non è alimentata da erba né da biado durante la vita, ma solo di gocce di incenso e di cardamomo e le sue ultime fasce con le quali fa il suo ultimo nido sono di nardo e mirra, quindi di erbe odorose e di resina profumata. E infatti racconta Ovidio come apprezzandosi l'anno 500 l'ave fenice si fa l'ultimo nido che poi col caldo del sole si incendia e diventa ceneri, con l'uccello stesso dentro, e poi dalle cenere rinasce. Va bene? Come appunto ha fatto molto velocemente però questo ladro, punto dal serpente. E quindi dopo questo paragone con l'ave fenice, al verso 112 torna alla narrazione. E qual è quel che cade e non sa come, per forza di demon che a terra il tira o d'altra oppilazione che lega l'uomo, quando si leva che intorno si mira tutto smarrito della grande angoscia che gli ha sofferta e guardando sospira, tale era il peccator levato poscia. Cioè, di nuovo un paragone, questa volta con un epilettico che rinviene dopo una convulsione. E allora dice, come si comporta quello che cade e non sa perché, per forza di qualche demone che lo atterra o di qualche ostruzione delle vene che vanno dal cuore al cervello, vedete come nel verso 113 e nel 114 Dante accosta la causa, diciamo, l'origine popolare dell'epilessia o dell'attacco epilettico e quello scientifico, come succede con quello che dopo aver avuto questa caduta incomprensibile e al verso 115, quando si alza, che si guarda intorno tutto smarrito per la grande angoscia che ha sofferto e guardando sospira, cioè senza sapere che cosa gli è accaduto,
Così, verso 118, era il peccator levato poscia, cioè il peccatore che aveva subito questo incendio, questo incineramento e si era poi rifatto, così si guardava attorno come senza capire che cosa gli era successo. E quindi il Dante scrittore, ricordando questa particolare punizione, esclama al verso 119: O potenza di Dio, quant'è severa, che cotai colpi per vendetta croscia. O potenza divina, quant'è severa, che lancia, sferra colpi cotali per giustizia. Allora, siccome questo qua ci aveva detto Dante, era vicino a dove erano lui e Virgilio, al verso 121, come al solito, Virgilio approfitta per domandargli chi era. Verso 121, lo duca il domandò poi chi ello era, perché il rispose: Io piovvi di Toscana, poco tempo è in questa gola fiera. Cioè, io piovvi, caddi dalla Toscana. Virgilio e Dante saranno contenti, questa volta non hanno dovuto domandare, c'è qualche italiano che si possa conoscere, questa volta è proprio un toscano, eh? E che per giunta cadde lì da poco, quindi un contemporaneo di Dante. Dice, io piovvi dalla Toscana da poco tempo in questo fossato feroce. Già questa primissima sua presentazione. Anticipa una cosa che è quello che diciamo dispiace di più al dannato, che è proprio essere in quella foce di Malevolge. E infatti al verso 124 continua: Vita bestial mi piacque e non umana, siccome a mulchio fui, son vanni fucci bestia, e Pistoia mi fu degna tana. Allora, mi piacque la vita bestiale e non quella umana, così come sono stato un bastardo. Sono vanni fuci bestia, che secondo alcuni era proprio il modo attraverso il quale lo si chiamava, e fui di Pistoia, e Pistoia fu una degna tana. Di questa mia bestialità, quindi approfitta anche per insultare i suoi concittadini. Questo Vanni Fucci era il figlio naturale di un uomo importante, di Pistoia chiaramente, molto famoso per la sua violenza. Faceva dei furti a cavallo, era particolarmente crudele anche nelle guerre, aveva alimentato le violenze toscane che a Firenze avevano appunto incrudelito il conflitto tra guelfi bianchi e guelfi neri, lui era appunto guelfo nero, e quindi Dante lo conosceva come un omicida violento. E infatti, perciò, al verso 127, Dante chiede a Virgilio parlarci ancora perché in qualche modo, come fiorentino contemporaneo, è sorpreso di vedere Vanni Fucci nell'ottavo cerchio anziché nel settimo, dove si sarebbe aspettato invece che finisse. Allora, al verso 127, e io al duca, digli che non muci e domanda che colpa qua giù il pinse, ch'io il vidi omo di sangue e di cruci. Allora, digli di non che non scantoni, digli di non andare oltre, di non nascondersi e domandagli che colpa lo spinse fin qua giù, già che io lo conobbi, lo vidi come un uomo di sangue e di feriti, di offese. E quindi, appunto, Dante si sorprende, come dicevamo, di vederlo in Malebolge. Questo è importante anche perché ci insegna una cosa che riguarda la sorte generica dei dannati, perché chiaramente qui adesso Vanni Fucci dovrà
confessare un suo furto fraudolento che giustifica appunto la sua posizione in questo cerchio così basso. Ma chiaramente tutti gli altri fatti violenti che Dante e il lettore cui Dante si rivolgeva conoscevano di lui non scompaiono. Quindi a partire da questo personaggio noi veniamo a sapere che quando un peccatore commise più di una colpa, finisce nel cerchio che corrisponde a quello più grave di tutti. E infatti al verso 130 Vanni Fucci è il peccator che intese, non si infinse, ma drizzò verso me l'animo il volto e di trista vergogna si dipinse. Allora il peccatore che sentì la domanda che Dante faceva a Virgilio non si infinse, quindi non esitò a rispondere. Ma drizzò verso me l'animo il volto, quindi si rivolse a me e di trista vergogna si dipinse. Questo è interessante, no? Questi dannati che sanno che soffriranno eternamente le pene davanti a un concittadino che potrà raccontare della loro sorte eterna nel mondo, si vergogna, cioè avrebbe preferito appunto che Dante confermasse presso i vivi che infatti Vanni Fucci era nel settimo cerchio come tutti si attendevano e invece si vergogna di essere stato colto in quell'altro cerchio. Quindi al verso 133 poi disse: più mi duol che tu mi hai colto nella miseria dove tu mi vedi che quando fui dell'altra vita tolto. Cioè, mi fa più male il fatto che tu mi abbia visto, mi abbia colto nella miseria dove tu mi vedi, cioè nell'ottava bolgia dell'ottavo cerchio, nella settima, scusate, nella settima bolgia. Questo mi dispiace di più, mi fa più dolore che quando io fui morto, quindi fui tolto dalla prima vita. E continua. Chiaramente, come tutti i dannati, questo vede il futuro, sa che sarà nella commedia e che quindi verrà, insomma, la sua posizione e quindi il suo delitto, non tanto noto all'epoca, quando la sua violenza, sarebbe stata rivelata agli umani. E al verso 136. Io non posso negar quel che tu chiedi. In giù son messo tanto perché fui ladro alla sagrestia dei belli arredi e falsamente già fu a posto altrui. Allora, io non posso negare quello che tu chiedi. Quello che aveva chiesto Dante era: come mai è qua se io lo conosco sanguinoso, quindi violento? Vi ricordate a proposito che i violenti contro il prossimo, quindi il luogo dove, secondo quello che Dante si sarebbe atteso prima del suo viaggio lì, doveva essere Vanni Fucci, è appunto un fiume di sangue bollente, no? Allora gli dice: non posso negare quello che tu chiedi. Io sono messo così in giù perché io fui un ladro alla sagrestia dei belli arredi, cioè io rubai il tesoro della sagrestia, questo è un fatto che i cronisti appunto ricordano, che la cappella di San Jacopo, cioè il duomo di Pistoia appunto, era stato derubato di alcuni arredi sacri, molto chiaramente preziosi, e che il figlio di un amico di Vanni Fucci era stato falsamente accusato di questo e si è salvato per un pelo di morire nella forca perché poi si scoprì che un altro era stato complice e secondo alcuni commentatori la colpevolezza di Vanni Fucci fu scoperta post mortem. E quindi dice: falsamente già fu a posto altrui, cioè qualcun altro fu punito per colpa mia, come se fosse stato il colpevole. E subito dopo, questo Vanni Fucci, che è un personaggio davvero interessante,
dimostrando che la sua violenza persiste nella propria anima, per vendetta, siccome a lui dispiace che Dante l'abbia visto lì, fa una profezia a Dante, come al solito, sul male che lo attende, che è l'esilio, come sappiamo benissimo, fin dal canto di Farinata, da quello di Brunetto. Ed è esplicito che la profezia, a differenza di Farinata, no? Che Farinata, vi ricordate, aveva profetizzato l'esilio a Dante un po' come parte di quel dialogo in cui Dante si era vantato del fatto che i ghibellini non erano più tornati a Firenze, e allora, in un modo quasi spontaneo, Farinata gli aveva detto: guarda che tra pochi anni tu saprai quanto è difficile tornare, no? Ma in questo caso è proprio esplicito che quello che vuole Vanni Fucci è rovinare a Dante diciamo, il piacere, tra virgolette, di averlo visto nel suo vero posto e di poterlo raccontare. Quindi al verso 140, ma perché di tal vista tu non godi, se mai sarai di fuor dai luoghi bui, apri gli orecchi al mio annunzio e odi. Cioè, ma affinché tu non possa godere della mia vista nell'ottavo cerchio, se un giorno sarai fuori dai luoghi bui, cioè se riuscirai a uscire dall'inferno, apri gli orecchi al mio annuncio e senti quello che ho da dirti. E come al solito, voi ormai siete abituati, le profezie per il proprio genere sono molto scure. La cosa interessante di questa profezia in bocca di Vanni Fucci è che gli ultimi due versi che pronuncia cambiano totalmente genere. È come se la voglia che ha che Dante capisca, che nonostante diciamo tutte le oscurità tipiche delle profezie, gli sta dicendo di un male che toccherà lui personalmente, fa sì che diciamo alla fine gli dica esplicitamente quello che lo attende, come non fidandosi che Dante potrebbe capire attraverso il linguaggio insomma enigmatico delle profezie. Allora inizia la profezia al verso 143. Pistoia in pria di neri si dimagra. Cioè prima Pistoia si spopola di guelfi neri, che infatti furono cacciati nel maggio del 1301. E questo Dante starà dicendo, e a me, insomma, questo non mi fa niente perché non sono né pistoiese né guelfo nero. Ma al verso 144 è come se ci fosse un avversativo, ma poi Fiorenza rinnova gente e modi. Cioè, Firenze subito dopo, infatti questo accade nel novembre del 1301, rinnoverà governo e governanti. Chiaramente Dante nella Pasqua del 1300, quando sta facendo il viaggio, sa che sono i bianchi quelli che sono al potere e quindi gli sta annunciando appunto che perderanno il potere. E al verso 145, la parte più difficile della profezia. Trage Marte vapor di val di magra che è di torbidi nuvoli involuto e con tempesta impetuosa e agra sovra campo Picen fia combattuto, onde irrepente spezzerà la nebbia, sicché ogni bianco ne sarà ferito. Allora Marte, il dio pagano della guerra, trae, cioè fa uscire un vapore igneo, cioè un fulmine, di lunigiana, di Val di Magra, un fulmine che sarà involuto di furiose nuvole.
E tutto, diciamo, enigmaticamente si sta riferendo alla guerra che fiorentini e lucchesi ebbero contro Pistoia e con tempesta impetuosa e agra, e acra e amara, sovracampo Picenfia combattuto, cioè sarà combattuto sovra territorio pistoiese. Questo campo Picen è una confusione con cui il Medioevo leggeva Sallustio che, riferendosi alla congiura di Catilina, parla di Acer Picenus. La confusione non è che ci interessa, quello che sì ci interessa è che Vanni Fuci in qualche modo sembra di starsi vantando di essere un erede di Catilina contro chiaramente il seme santo romano che Dante di solito metaforicamente assume in queste profezie, come per esempio nel canto 15, no? Dell'Inferno. Allora, da Marte uscirà un fulmine che sarà combattuto in territorio pistoiese, da dove subito spezzerà la nebbia in modo che ogni bianco sarà ferito da esso. Si capisce? Cioè, quello che vi dicevo è: ci sarà un combattimento tra fiorentini e pistoiesi. E da come andranno le cose, affinché a Dante non rimanga alcun dubbio, tutti i bianchi soffriranno. Chiaramente anche i bianchi fiorentini. E siccome Dante è guelfo bianco, sa che questo lo coinvolge in prima persona. Del resto, non è una notizia nuova per Dante, va bene? Ma in questo caso il dolore di Dante è, da quello che vuole Vanni Fucci che succeda, è legato alla volontà propria, a differenza di Farinata e a differenza soprattutto di Brunetto. In questo caso la profezia è come un colpo che Vanni Fucci violentemente vuole dare a Dante. E infatti finisce il suo discorso, finita ormai la profezia, e detto l'ho perché doler ti debbia. Cioè, l'ho detto proprio perché tu provi dolore, come dicendogli, forse tu hai qualche allegria di vedermi qui nell'inferno punito? Beh, vedrai quando tornerai al mondo cosa capiterà a te. Questa sarebbe, diciamo, questo sarebbe l'atteggiamento di Vanni Fucci, che come vedremo nel prossimo canto, che come vi dicevo lega tutto questo episodio dei ladri, avrà anche un gesto gravissimo, blasfemo, e verrà punito. Quindi è uno, insomma, come dicono gli italiani che di solito le cose negative le dicono attraverso eufemismi, è uno che non è sereno, Vanni Fucci. Cioè, evidentemente nell'inferno nessuno lo è, meno ancora questi che subiscono metamorfosi inattese da loro, ma abbiamo qui uno dei personaggi, insomma, che individualmente hanno una psiche particolare. In questo caso, insomma, come abbiamo detto, si uniscono la frode del ladroneggio con la violenza. Dalla quale era noto il personaggio nell'Italia dell'epoca. Allora, scusate, vedo che qualcuno ha scritto qualcosa sulla chat. Qualcuno ha scritto qualcosa che non capisco. Non so se sono due O due zeri. Qualcuno vuole domandare qualcosa?
Bene, lo rileggiamo allora il canto in quella parte del Giovanni. Ah, scusate, qualcuno dice. Sì, Leonor vuole. Sì, Sì, prego. una cosa quiero preguntar. La metamorfosis de Vanni, como la de otros condenados, se renueva permanentemente. Es una él se deshace y vuelve a convertirse en el condenado. No pasa solo una vez como en la metamorfosis. Quiero decir, Vanni se incendia, se lo atraviesa la víbora. Se prende fuego, se convierte en ceniza y renace, como el ave fénix, ¿no? De otra manera. Y esto le va a suceder eternamente. Sì, diciamo, sì, chiaramente, chiaramente questo è un contrappasso, quindi è destinato a subire metamorfosi per l'eternità. Quello che non sappiamo, perché Dante non riesce a saperlo, è se egli avrà sempre questo stesso tipo di metamorfosi. Potremmo un po' parlare più in genere del contrappasso. La settimana prossima, quando leggeremo le altre metamorfosi, perché evidentemente Dante non ha ancora capito qual è la regola di questa bolgia. Il fatto che lui si alzi come sorpreso, come si alza dopo un attacco epilettico, qualcuno che è malato, suggerisce che non sempre subisce questa stessa metamorfosi di essere bruciato. Non lo sappiamo perché Dante in pratica vedrà questa metamorfosi, altre metamorfosi molto diverse, allucinanti, che leggeremo la settimana prossima, ma non vede mai che allo stesso dannato accadano due metamorfosi di seguito. E quindi la commedia non ci permette di sapere se sono sempre sottoposti alla stessa metamorfosi o se queste vanno cambiando. Non lo sappiamo, perché Dante Non come l'ho visto. testimone non lo sa e quindi non ce lo può trasmettere. Muchas Sì. gracias. No, prego, prego. Qualcuno domanda, allora, la vergogna di Fucci non sarebbe una forma di pentimento? No. Purtroppo no, perché Vanni Fucci si vergogna di essere visto da Dante lì. Comunque diciamo un chiarimento generale. I morti individualmente, da come Dante li descrive, possono avere pentimento o meno di quello che hanno fatto, ma non è un pentimento che serve a niente ormai i morti, no? Il caso di Vanni Fucci, da come ha parlato a Dante, da quello che farà, insomma, subito dopo, che è direttamente una sfida blasfema a Dio stesso, non sembra affatto un pentito. Io come, ma questa è una mia interpretazione quasi psicologica del personaggio, si ha l'impressione che Vanni sia quasi fiero di essere ricordato come un violento. Perciò continua a manifestare questa violenza nei confronti di Dante, intanto attraverso la profezia e addirittura in confronto di Dio, come vedremo la settimana prossima. Quello di cui si vergogna è di essere stato un ladro che in un modo nascosto ha commesso un peccato più grave che non dipende da questa violenza di cui sembra di andar fiero. Così la vedo io, ma in genere la vergogna non è pentimento, eh? La vergogna, vabbè, è uno stato difficile, credo, da descrivere, la vergogna e da giustificare, ma non necessariamente implica il pentimento. Quale sarebbe il peccato di Fucci? Allora, Fucci evidentemente si è macchiato di molti peccati. Il peccato singolo per cui è punito lì è quello che lui stesso confessa, cioè quello di aver rubato gli arredi sacri del Duomo di Pistoia.
Va bene? Altre domande? Sto passando lo schermo per vedere se vedo qualche faccia perplessa, ma vedo soprattutto buchi neri. Qualcuno domanda se è meglio rubare di uccidere. Dunque, io non lo metterei in questi termini perché sono termini estranei alla classificazione dantesca dei peccati. È più grave la frode della violenza. Con frode si uccide e si ruba e si fanno tantissime cose, perciò appunto Malebolgia ha così tanti fossati. La frode è peggio della violenza perché nella frode è implicata l'intelligenza, la volontà, la premeditazione. Molto di più che non nella violenza. Ma vedremo tra un po' degli assassini frodolenti, non preoccupatevi. Altre domande? Va bene, se non avete nient'altro da dire, rileggiamo il canto. Grazie. In quella parte del giovanetto anno che il sole crin sotto l'acquario tempia, e già le notti al mezzodì sen vanno, quando la brina in sulla terra assembra l'immagine di sua sorella bianca, ma poco dura la sua penna tempra, lo vilarello a cui la roba manca si leva e guarda e vede la campagna biancheggiar tutta, ond'ei si batte l'anca, ritorna in casa e qua e là si lagna, come il tapin che non sa che si faccia, poi riede la speranza ringavagna, reggendo il mondo per cangiata faccia in poco d'ora, e prende suo vincastro e fuor le pecorelle a pascer caccia. Così mi fece sbigottir lo mastro quando io li vidi si turbar la fronte, e così tosto al mal giunse lo impiastro, che come noi venimmo al guasto ponte, lo duca a me si volse con quel piglio dolce ch'io vidi prima a piè del monte. Le braccia aperse, dopo alcun consiglio eletto seco, riguardando prima ben la ruina, e diedimi di piglio. E come quei cadopere d'estima che sempre par che innanzi si proveggia, così levandomi su per la cima d'un ronchione, avvisava un'altra scheggia, dicendo: sovra quella poi t'aggrappa, ma tenta pria se tal che la tireggia. Non era via da vestito di cappa, che noi appena, e il lieve io sospinto, potavam su montar di chiappa in chiappa. E se non fosse che da quel precinto più che dall'altro era la costa corta, non so di lui, ma io sarei ben vinto. Ma perché Malebolgia, iver la porta del bassissimo pozzo tutta pende, lo sito di ciascuna valle porta che l'una costa surge e l'altra scende. Noi pur venimmo al fine in sulla punta dell'ultima pietra si scoscende. La lena mera del polmon si munta quando io fui su, chi non potea più oltre, anzi m'assisi nella prima giunta. Ormai convien che tu così ti spoltre, disse il maestro, che seggendo in piuma in fama non si vien né sottocoltre, senza la qual chi sua vita consuma, cotal vestigio in terra di sé lascia, qual fummo in aere, in acqua la schiuma. E però leva su, vinci l'ambascia, con l'animo che vince ogni battaglia, se col suo grave corpo non s'accascia. Più lunga scala convien che si salia. Non basta da costoro esser partito. Se tu mi intendi, or fa sì che ti vagna. Levammi allor, mostrandomi fornito meglio di lei da chi non mi sentia, e dissi: va, chi son forte e ardito. Su per lo scoglio prendemmo la via, che era ronchioso, stretto e malagevole, ed erto più assai che quel di pria. Parlando andava per non parer fievole.
onde una voce uscì dall'altro fosso, a parole formar di sconvenevole. Non so che disse, ancor che sopra il dosso fossi dell'arco già che varca quivi, ma chi parlava a dire parea mosso. Io era volto in giù, ma gli occhi vivi non poteano ire al fondo per l'oscuro, perché io, maestro, fa che tu arrivi dall'altro cinghe di smontiamlo muro, che com'io odo quince non intendo, così giù veggio e niente affiguro. Altra risposta disse non ti rendo se non lo far, che la dimanda onesta si de seguir con l'opera tacendo. Noi discendemmo il ponte dalla testa dove s'aggiugne con l'ottava ripa, e poi mi fu la bolgia manifesta. E vidi vi entro terribile stipa di serpenti e di sì diversa mena che la memoria e il sangue ancor mi scivola. Più non si vanti Libia con sua arena, che se che lidi, diaculi e faree produce cencri con anfisibena, né tante pestilenze né siree mostrò giammai con tutta l'Etiopia né con ciò che di sopra il mar rosso è. Tra questa gruda e tristissima copia correan genti nude spaventate, senza sperar pertugio e litopria. Con serpi le man dietro avean legate, quelle ficcavan per le ren la coda, il capo ed eran dinanzi aggroppate. Ed ecco un che era da nostra proda, s'avventò un serpente che il trafisse laddove il collo alle spalle s'annoda. Ne ho sì tosto mai, né i si scrisse, come el s'accese arse, e cener tutto convenne che cascando divenisse. E poi che fu a terra sì distrutto, la polver si raccolse per se stessa, e in quel medesimo ritornò di butto. Così per li gran savi si confessa che la fenice muore e poi rinasce, quando al cinquecentesimo anno appresse. Erba ne viadi in sua vita non pace, ma sol d'incenso lacrime da momo e narda mirra son l'ultime fasce. E qual è quel che cade che non sa come per forza di demonca a terra il tira o d'altra oppilazione che lega l'uomo quando si leva che intorno si mira tutto smarrito della grande angoscia che gli ha sofferta e guardando sospira tal era il peccator levato poscia. O potenza di Dio, quant'è severa che cotai colpi per vendetta croscia. Lo duca il domandò poi chi ello era, perché gli rispose, io piovvi di Toscana poco tempè in questa gola fiera, vita bestiale mi piacque non umana, siccome a molti fu, son vanni fucci bestie, Pistoia mi fu degna tana. E io al duca, dimmi che non mucci, e domanda che colpa qua giù il pinse, chi il vidi omo di sangue e di cruci? E il peccator che intese non si infinse, ma drizzò verso me l'animo il volto e di trista vergogna si dipinse. Poi disse, più mi duol che tu mi hai colto nella miseria dove tu mi vedi, che quando fui dell'altra vita tolto. Io non posso negar quel che tu chiedi. In giù son messo tanto per chi fu il ladro alla sagrestia dei belli arredi e falsamente già fu apposto altrui. Ma perché di tal vista tu non godi, se mai sarai di forza ai luoghi bui, apri gli orecchi al mio annunzio e odi. Pistoia in pria di neri si dimagra, poi Fiorenza rinnova genti modi. Tragge Marte vapor di val di magra che di torbi di nuvoli involuto e con tempesta impetuosa e agra sovra campo Picenfia combattuto, onde irrepente spezzerà la nebbia, sicché ogni bianco ne sarà feruto. E detto l'ho perché doler ti debbia. Grazie, ci vediamo allora la settimana prossima. Arrivederci. Grazie Claudia.